Ecco il day after, il giorno dopo, cioè la prima somministrazione dei vaccini. In provincia di Lecce sono state 80 le prime somministrazioni. Ma come hanno trascorso le ore successive alla vaccinazione coloro che per primi hanno sperimentato il farmaco? Sento bene, è stata più l'emozione per affrontare questo problema che non era, diciamo, facile, no? Come approccio. Non è stato fatto a cuor leggero, però l'ho fatto convintamente perché l'unico problema e l'unica soluzione è proprio il vaccino alla lotta al Covid. Lei è andato materialmente a ritirare i vaccini a Bari, ci raccontava di un clima surreale, insomma, ha messo un piede nella storia della nostra nazione. Sì, sono stato incaricato dal mio direttore di servizio, il dottor Alberto Fedele, ad occuparmene lì su Bari al Policlinico al ritiro dei vaccini insieme a due altri miei colleghi. Quindi, dottore, nessun dolore particolare durante la somministrazione, nessun effetto particolare, lei quindi consiglia di farlo? Io consiglio di farlo. Ad essersi sottoposto per primo tra gli altri alla somministrazione del vaccino è stato lo stesso presidente degli ordini dei medici di Lecce, il dottor Donato De Giorgi. Mi sento decisamente meglio di ieri mattina, meglio perché comincio ad essere più certo della possibilità che abbiamo di combattere il virus. La vaccinazione non mi ha comportato nessun effetto particolare, nessun effetto indesiderato, ma ha portato a tutti il messaggio di speranza, anzi di quasi certezza, dico quasi perché le percentuali non sono il 100% ovviamente, ma di quasi certezza che se tutti superiamo paure, diffidenze ed altro, possiamo veramente dare una svolta assolutamente È stato positiva. doloroso il vaccino ieri, Presidente? Assolutamente no, no. Neanche come quando si fa una puntura intramuscolo, anche perché l'ago è particolarmente piccolo, la sostanza non dà nessun effetto doloroso immediato. Qualche volta è stato descritto qualche dolore al braccio, qualche fastidio, dolore al braccio, questo può esserci, ma deve essere accettato.